Buonasera ragazze, benvenute in un nuovo vlog. Oggi sono di buon umore, oggi c'è il sole e finalmente, finalmente lo posso dire ragazze, finalmente ce l'abbiamo fatta. Cielo sereno, totalmente sereno. Vedo addirittura in lontananza le montagne, quindi salto temporale, vi dico buonasera nonostante prima abbiate visto la colazione, ma ahimè, come accade molto spesso, mi sono persa nei meandri della casa. Ho iniziato a pulire, ho iniziato a fare delle cosine un po' più profonde perché domani, come vi ho detto già nel vlog precedente, se non l'avete visto, ve lo lascio qui sopra e nell'info box. Domani festeggeremo il compleanno di mia mamma. Sono molto contenta della cosa perché a me le feste di compleanno, le feste in generale mi piacciono e quindi sono felice. Detto ciò, tra un quarto d'ora, neanche 10 minuti, ci sarà il video vlog che ho fatto ieri in anteprima con la modalità premiere, quella in cui possiamo chattare insieme. Quindi non vedo l'ora, spero siate in tantissime perché ho voglia proprio di sentirvi, di chiacchierare, di passare questa mezz'oretta di domenica pomeriggio insieme. E niente, rimanete connesse perché dopo vi devo parlare di una cosa molto importante, soprattutto molto bella, che mi ha resa veramente felicissima. Come ho accennato ieri nel vlog, quindi ho accennato della cosa, ma proprio accennato, quindi sono felicissima oggi di potervene finalmente parlare perché avevo bisogno un attimino di vedere, capire bene, perché sapete che ci tengo a dirvi a 360 gradi la mia, quindi come mi trovo, com'è, se vale la pena, eccetera. Quindi mi ritengo davvero fortunatissima e spero di rendere fortunate anche tante tante di voi che sono come me col panzone. Comunque me ne parlerò dopo, quindi rimanete connesse. La signora sopra vuole sempre farmi le tende. Vabbè, comunque guardate che cielo, tutto completamente sereno. Non ci posso credere. Come vi ho detto nel post su YouTube, sono troppo felice ragazze che finalmente mi hanno sbloccato il poter fare i post, quindi mi hanno attivato la community, quindi anche io finalmente posso mettervi dei post, dei sondaggi anche su YouTube, quindi sono molto contenta più che altro perché prima avevo modo di fare sondaggi solo a chi possedeva un account Instagram e non tutte di voi ce l'hanno, quindi sono contenta di poter capire veramente ora a 360 gradi cosa vi piace, quindi farò una media tra sondaggi su Instagram e su YouTube. Comunque mi devo sbrigare perché mancano 5 minuti all'inizio di Premiere. E mi voglio fare, come vi ho detto sul post, una bella tisana. Voglio farmi una tisana insieme a voi mentre chattiamo, ci guardiamo il mio vlog. Aiuto ragazzo, tardissimo, manca un minuto. Comunque faccio la tisana a ciocco, questa qua è cannella e cioccolato, è buonissima. Corro ragazze, corro! No, vabbè, solo io posso ridurmi così all'ultimo, ragazze, aiuto, tisana, copertina. Ok, ci sono. La tisana è lì, speriamo che non voli. Ora prendo il PC. A dopo. Ragazze, mi sto scassando perché mi state scrivendo tutti: inizia, ciao, un minuto. Ecco qua. Ragazze, mi sono ufficialmente persa a guardare il cielo. È talmente tanto qui a Torino che non vediamo il cielo così limpido, cioè, ma senza neanche mezza nuvola. Mi sono incantata, non riesco più a staccarmi dalla finestra. Comunque, il sole è ormai dietro le montagne e
e quindi sta per diventare buio, quindi io adesso ho voglia proprio con questo freddo, freddolino, copertina, tisana. Oggi mi sono proprio coccolata, la première è finita e mi sono divertita tantissimo insieme a voi, eravamo veramente tante. E per chi non poteva o non l'ha visto, mi dispiace veramente tantissimo. Comunque il video rimane online come sempre, quindi lo troverete lì quando avete tempo. E in ogni caso ve lo lascio qui sopra o anche nell'info box e ne farò sicuramente altri perché vedo che comunque vi piace, quindi io mi diverto a chiacchierare con voi. Ovviamente non lo faccio tutti i giorni, però ogni tanto lo farò. E detto questo, io vi volevo parlare della fatidica collaborazione di cui vi parlavo ieri in questo vlog, appunto. In cui vi ho accennato il fatto che ho ricevuto anche altre collaborazioni, però questa proprio mi ha resa felice. Sapete quando una cosa proprio vi rende felice? E io quindi ve ne parlo proprio volentieri, so che interesserà magari alcune di voi, non proprio tutte, però io ve ne parlo, vi do modo di conoscere questa mia fortuna, questa fortuna che ho avuto. E spero di rendere fortunate anche tante di voi, perché comunque c'è una cosina anche per voi. Quindi io ora mi vado ad accendere la candelina profumata, mi metto comoda e vi racconto con calma di cosa si tratta. Candelina accesa, questa qui è la Clean Cotton, ma ormai voi la sapete a memoria, soprattutto per chi mi segue da tempo. È la più grande Yankee Candle che ho ed è quella con l'immagine del bucato. Quindi se volete acquistarla, la riconoscete subito nei negozi perché c'è proprio il disegnino dei panni stesi. Detto ciò, ho dovuto per forza accendere la luce bianca perché fuori è già completamente, ma completamente buio e sono solo le 17:22. Allora, partiamo col fatto che già quando attendevo Federico non ho avuto la fortuna e la possibilità di fare un corso preparto perché non ho trovato posto nelle strutture pubbliche perché non è per niente facile trovare posto. Io non ho mai trovato posto né quando aspettavo il mio primo figlio né adesso, quindi vabbè. Cosa è successo? Che quest'anno ho provato, ho riprovato e non ho trovato posto, quindi anche quest'anno, anche questa volta, niente corso preparto. Al che circa 2 settimane dopo mi ha contattato Just Mamma per darmi l'opportunità di provare il loro corso preparto. E io sono stata felicissima, veramente. Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo proprio su questo argomento, nel senso che uno, collaborazioni ne ho già ricevute, non di questo genere ovviamente, e poi un po' sempre le solite che si ripetono su YouTube e quindi io le ho rifiutate, ma questa volta sono stata veramente felicissima di accettare. Uno per la loro cortesia, perché comunque avete a che fare con un team veramente gentile ed educato, e soprattutto per la loro competenza. Io mi sono presa, ve lo dico in tutta onestà, un paio di giorni per provare questo corso che mi è stato offerto gratuitamente per appunto testarlo, vedere come mi trovo e tutto quanto e potervene parlare. E sono rimasta davvero stupita. Stupita perché? Uno, per i costi, perché comunque io mi sono informata ovviamente privatamente, un corso preparto va dai 150 a volte anche in su, quindi va anche oltre, dipende dove andate. E la cosa bella di questa opportunità che ho avuto è che l'ho potuto fare da casa. Quindi sotto la mia copertina, sul mio divano, se non mi sento proprio in forma e voglio tenermi compagnia, mi guardo il corso sul letto tranquillamente da PC, da computer e soprattutto il corso è fatto da Viviana, che è un'ostetrica dottoressa, molto molto competente e ha una capacità di rilassamento incredibile. Io mi sono divorata, ve lo dico in tutta onestà, in 3 orette mi sono divorata 7-8 video suoi perché veramente ha una capacità di rilassarti e di formarti in una maniera veramente
piacevole al 100%, questo ve lo dico col cuore in mano. Quindi ho voluto prendermi un paio di giorni proprio per vedere bene tutti i video, non tutti, devo finirmi il corso ovviamente, perché è pieno di argomenti, si parla di tutto. Proprio dalla consapevolezza del proprio corpo, quindi conoscerlo a 360 gradi, conoscerlo in una donna non gravida, in una donna in gravidanza, le trasformazioni, si parte da cose più semplici, proprio dall'inizio fino al momento proprio del parto e anche una parte del postpartum, quindi è veramente molto interessante. Just Mamma è una piattaforma online per mamme e per future mamme, quindi non tratta solo la parte pre e postpartum, tratta anche tantissimi altri argomenti, ma in questo caso io vi posso parlare della parte che riguarda la consapevolezza del parto, comunque della gravidanza. La cosa che mi ha colpito tantissimo di Just Mamma appunto è il prezzo e la qualità comunque del servizio che vanno ad offrire a chi usufruisce di questa piattaforma. Un servizio completo davvero a 360 gradi, fatto di tanta informazione, tanti video, tanti esercizi da fare appunto tranquillamente da casa, perché ragazze, capite bene che nel momento in cui si ha il pancione, magari dover uscire, andare fino a una struttura, fare un corso preparto, sinceramente se ho l'opportunità di farlo online non avevo proprio valutato questa opzione, quindi sono davvero molto contenta. E il prezzo appunto, che come vi dicevo mi sono informata e va dai 150 in poi, qui loro a prezzo pieno danno l'opportunità di averlo a 129 euro, ma hanno proposto una grande scontistica per chi mi segue, quindi sono super super felice di questa cosa, non vedevo l'ora di dirvela. Perché io so di che servizio si tratta, so quanto è ottimo e quindi sono felicissima di darvi questa opportunità a chi di voi è in dolce attesa, ma anche a chi di voi non lo è, perché comunque per fare un regalo a Natale, per insomma, potete sfruttarlo anche come regalo di compleanno, Natale, eccetera, qualcuno che conoscete che è in attesa di un bimbo o una bimba. Mi hanno dato l'opportunità di darvi un 40 euro di sconto sul prezzo pieno. Il prezzo pieno era 129 euro, quindi per chi di voi iscritte al mio canale, chi di voi mi segue eccetera eccetera, potete averlo a 89 euro. Io ovviamente vi lascio il link scritto qui sotto e anche nell'info box trovate tutti i link del caso, trovate il codice sconto, trovate il loro Instagram, tutti i loro social, quindi vi invito a seguirli perché comunque è molto interessante seguirli anche su Instagram e sui loro vari social. E soprattutto vi invito a registrarvi su www.justmamma.com, perché prima dell'acquisto vi danno l'opportunità di vedere due video gratuitamente, quindi non spendete nulla. Se vi piace avete l'opportunità di scrivere Roberta40, il mio codice sconto, e di averlo a 89 euro invece di 129, quindi top. Ma cosa fai? La modella fai? Io ho fatto anche la foto su Instagram perché ho acceso la luce bianca, prima si metteva a fare la modella. È vero? Terra. Fai morto? Oh, che brava! Detto ciò, lì su c'è il regalo per mammina e domani sarà una giornata super super hot, perché domani dovrò fare il mondo, ragazze. Domani mi alzo presto, mi alzo davvero presto. Riccardo fa il mattino, mi pare, quindi porto Fede a scuola e poi devo partire come un treno, ma veramente come un treno. Devo fare le pizzette, dei salatini. E poi voglio già aprire il tavolo, magari mi faccio già aiutare stasera da Ricky, così quando torna è già tutto fatto. Anche stasera penso che metteremo la scritta, perché è in alto, è da appendere in alto, quindi credo farà Ricky poi stasera con la scala. E anche perché se gli dico che lo faccio io si arrabbia, giustamente, meglio se non salgo in alto.
E basta. Il resto è tutto pronto, lo spumante è già in frigo. Alla fine abbiamo preso questo qua, ve l'ho fatto vedere nel video spesa, mi pare. Però ho preso questo qui che ai miei piace tanto, della Martini. E quindi niente, domani mi diletto a fare le pizzette. Sono contenta, mi piace fare le pizzette. E ovviamente farò un vlog, così vi farò vedere come le faccio. Non farò proprio un video ricetta perché non credo che avrò il tempo di filmarvi ogni passaggio, spiegarvi eccetera, anche perché è proprio semplice, eh? Però qualcosa ve lo faccio vedere. E niente, io sono... Ah, cavolo, mi sono dimenticata. Non ho fatto la lavatrice. Dai, e la faccio adesso perché io dovevo fare la lavatrice perché dovevo lavare come si chiama? Aspettate che vado a prenderlo. Cioè, si può però in gravidanza essere così senza memoria, ragazze. Devo stirare la divisa di Riccardo e il grembiulino di Fede. Infatti adesso faccio... Maria, meno male che mi è venuto in mente. Al massimo, tanto avendo il termoarredo, le cose urgenti le appenderò lì così calore, col caldo si asciugano e poi in caso le stiro. Che stordita. Perché secondo voi? Solidarietà femminile, ragazze, solidarietà femminile. Perché gli uomini quando non trovano più qualcosa... E tu gli dici, hai guardato nei pantaloni che hai messo a lavare? Sì, ti dico che non c'è lì. Ti dico che l'ho messo qui sul mobile. E si incazzano anche. E poi alla fine lo trovi comunque nei pantaloni che ha messo a lavare. A quel punto, quando tornano a casa, no? Una manina sul collo e l'altra dall'altro lato e scuotere. Porca miseria. Vabbè, tanto sono sicura che siano tutti uguali. Detto ciò, finisco di fare la lavatrice, ho messo giusto altre cosine sull'azzurro, sul blu, come il... così almeno la faccio partire e mi sbrigo. Glielo dite voi che non mi deve rubare la coperta questa cagnolona qua, no? Perché lo sa. Sì che lo sai. Non dire che fai finta di niente. C'hai la tua. Con gli ossicini. Sì, bacini. Bacini, bacini, sì. Ruffiana. Sempre la solita. Lei adora le coperte. Ha un fetish per le coperte. Soprattutto queste morbidose. E poi io le devo lavare sempre, perché me le sporchi tutte. Naggio, 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 naggio. Sto aspettando che la lavatrice finisca. Sono le 6:30, quindi insomma ho ancora abbastanza tempo. E poi appunto tra una mezz'oretta inizio a pensare alla cena, anche perché stasera Riccardo non fa tardi, quindi ceneremo insieme. Detto ciò, approfitto che ho ancora questo tempo di attesa della lavatrice e mi guardo un paio di video del corso preparto, che veramente mi attira un sacco, appena un po' di tempo lo vado a vedere. E ci tenevo a dirvi appunto che se anche voi lo acquistate, se anche voi lo guardate come lo sto guardando io, scrivetemelo, insomma, fatemelo sapere tramite i social, su Instagram, qui sotto nei commenti, dove più vi piace, in maniera che possiamo confrontarci su quale video trovate più interessante, insomma, possiamo darci dei consigli. Quindi, secondo me, è una cosa carina da fare.
tra donne appanzate oppure se l'avete regalato, insomma, fatemi sapere. Detto ciò, vado a vedermi il video, un nuovo video e volevo dirvi ancora una cosa. Ah, ci vediamo domani con il vlog del compleanno di mia mamma, che insomma vi renderò un po' partecipi, un po' di nascosto. Spero vi faccia piacere, insomma, è un giorno comunque importante, quindi mi piace immortalare qualche momento dei compleanni, di Natale, eccetera, eccetera. Quindi sapete che se riesco, cerco sempre di filmare qualcosina. E niente, direi che ho parlato abbastanza per oggi, spero che il vlog vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, se vi va commentate, mi fa sempre piacere chiacchierare con voi. E ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!